Oggi scapperemo dallo squalo di Roblox. Lo squalo. Molto simile al topo di Roblox. Vi ricordate? Quel topo ci ha fatto impazzire. Questa volta c'è lo squalo. Come ce la caveremo? Quante volte ci mangerà lo squalo? Lo scopriremo subito. Mettete un bel mi piace. Mettete i comodi, prendete i popcorn. Iniziamo subito. Eccoci qua. Come potete vedere, siamo già sott'acqua. Stiamo nuotando. Ehi, ma cosa ci fa Dory? Ciao, Dory. Questa è Dory della ricerca di Nemo. Sì. Ecco Nemo, che carino. Dove è Nemo? Ciao Nemo. Allora, è gigante, mi raccomando, Vitale, stai molto attento perché lo squalo ti mangia. Quale squalo? Quale squalo? Squello. Quello. Vediamo se siete dei nostri super super fan. In quale video Vitale ha detto quale squalo? Squello. Io me lo ricordo. Ho aperto, entriamo. Attento, potrebbe essere ovunque. È strano non camminare ma nuotare così. Ho sentito un rumore. Allora, qua zona safe. Se premi Q va più veloce. Figo. Meglio che conservi le energie per quando arriverà lo squalo. Sì, me ne sono accorto. Cos'era questo rumore? Io che ho preso un osso. Ah, dobbiamo prenderne sei ossi. Dobbiamo prendere quei, sì. Vediamo se li trovo. Oh, ciao Rita. Ehi, ma perché tu invece di nuotare stai, non lo so, in modo diverso, no, non lo so. Tu stai ruotando in modo diverso. No, ognuno si vede in maniera diversa. Eccolo! Dove? Ok, ho preso uno degli ossi. Ah, uno l'ho preso pure io, mi sa. Questo l'ho preso pure io, sì. Cerchiamo l'uscita prima che arrivi lo squalo. Questa è la zona in cui non può entrare lo squalo. Ehi, chi è questo? Ma sembra abbastanza tranquillo, o sbaglio? Ciao, perché non parla questo? Mistero. Questo ha detto? Vuoi che ti dica qualcosa? Ma sì, dai. Premiamo sì. I bauli nascondono dei segreti. Beh, e come faccio ad aprire questo baule allora? Io c'ho la chiave rossa, forse serve la chiave rossa. Hai una chiave rossa? Dove l'hai trovata? L'ho trovata qui in giro. Ah, lo squalo, lo squalo, lo squalo. Dove è arrivato? Dov'è? Mi ha mangiato. Eccolo, che brutto. Ecco i resti di Vitale. No. C'è un codice 4189. Ah, no. Ok ragazzi, ricordiamoci il codice 4189. Sicuramente ci servirà per aprire qualcosa. Vitale, aspettami così entriamo assieme. Sì, sono qua vicino. Cosa sta mangiando quella? Quella c'è un piatto con del cibo. È vero, c'è un piatto in testa. Non mi dire che ora la rincorrerai per cercare di rubarle il cibo in testa. Certo. Secondo me questo cappello lo dovresti mettere tu. È vero, come si prende? Dove sei? Sono intrappolato da qualche parte. Aiuto, so. Quando c'è questa musica vuol dire che si sta vicino. Eh sì. È un labirinto. Proprio come in quello del topo. Una chiave. Ho trovato una chiave verde. Non so a cosa servirà, ma lo scopriremo assieme. Un altro osso. Dove? Dove stava? Come faccio a spiegartelo? Un labirinto. Ah, sono qui dietro di te. Squalo, 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 squalo. Squalo, 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 squalo. Scappa. Sto scappando. Aiuto. Ok, devo riprendere la chiave. Wow! No, uffa! Oh no! Vitale! Oh che no! C'è? Ho scoperto che praticamente quando si apre questa stanza col codice. Aspetta, ho trovato un altro osso. L'ho trovata anch'io la stanza col codice. Vai, entra. Devi togliere tutti quei numeri. Aiuto, dov'è la squadra? Devo sbrigarmi. 4. 1. No! Ma perché state tutti premendo? Fermi! Non premete i numeri se non sbagliate il codice! Sì, giusto, 4189. Ok. Ehi, adesso non mi fa entrare. 4189, devi fare enter. No. E forse perché ci sono io dentro? Non lo so. Comunque sta arrivando lo squalo. Aiuto. Oh, sto trovando un sacco di cose qua dentro. Aiuto, quindi devo prendere la chiave prima di entrare? Sì, ti consiglio di prendere una chiave verde, rossa o blu. Ecco lo squalo. Ti ha preso? No! Però mi sta inseguendo, aiuto! Non riesco a capire però. Perché devi seguire me e insegui gli altri? Aiuto! Comunque qui si può camminare. Ah bene, quindi non sei più sott'acqua, quindi non c'è lo squalo. No, non c'è lo squalo qui. Però è entrato qualcuno, è entrato qualcuno. Quindi forse il codice è cambiato, ecco perché. Oh no! La porta! Forse in quella stanza devi prendere qualcosa per aprire poi queste porte. Credo di sì. Infatti mi ha preso. Ecco la chiave rossa. Ok. E io prenderò la chiave, un'altra chiave allora. O quella verde o quella blu. Ok. Così possiamo aprirli insieme? Sì, prima
Ma devo riuscire a entrare là dentro, però. Il codice è sempre 4189. Uff, ah, l'hai trovato? Mia, squalo! Come mai prima non si è aperto? Che strano. Forse eravamo in troppi. Tu che chiave hai preso? Quella rossa, e tu? No, ancora non l'ho trovata. Invece qua c'è una porta, per aprirla ci vuole il martello. Il martello? Qua c'è una scala. Addirittura? E dove porta quella scala? Ok, prova a rientrare e poi prova ad andare nella scala. Ma perché io non riesco a trovare nulla di tutto questo? Ok, sono riuscita a entrare viva, finalmente! Attenta a non prenderti la scossa con quei laser. Devo stare infatti. Ma tu hai saltato? Sì, io ho saltato. Ok, salto. Piano, 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 piano. Salto. Oh, oh, no! lo squalo! Che dietro c'è lo squalo. Ok. Non ti girare, Dovevo andare da quella parte, facevo prima. Ora sto andando più veloce, premi la Q così li scapperai. Qua vicino, non mi ricordo dove era la chiave rossa, forse qua. Qua c'è la chiave verde. Prendo un osso. Sono riuscito a scappare, ho preso la chiave verde. Dov'è la chiave verde? L'ho presa io, non ti preoccupare. Ok, e ora dove andiamo? Dobbiamo trovare la chiave rossa. Tu dove sei? Non ti vedo. Sto andando dove c'è il codice, dove c'è la porta. Almeno sono riuscita a attraversare questa parte. Il problema è che non ho nessuna chiave, perché lo squalo quando mi ha presa o me l'ha presa. C'è qualcosa però qua dietro. Un baule magico? Non sono riuscito a capire come si apre o se fa qualcosa. Forse dobbiamo scoprire qualcosa qua. Va bene, ora vado a prendere una delle chiavi. Oh no, lo squalo è qua fuori che mi aspetta. Non posso uscire da qua. Sono in trappola. Eccolo lì. Ci sta aspettando. Ok, ho trovato la chiave rossa e subito dopo il codice. E io provo a trovare quella verde allora. Così magari possiamo entrare insieme. Sì. Così possiamo aprire due bauli. Speriamo che non arrivi adesso. Ah, che paura, ho paura che lui sia qui. Oh no, dov'è? È proprio lì che mi aspetta. Dove c'è il codice da mettere? Dove c'è il codice, ok. Allora, adesso che trovo la chiave verde, magari proviamo a distrarlo. Ok. Però devi avere un attimo di pazienza. Dov'è? Mi stai seguendo, aiuto. Per fortuna. Allora, qui c'è la chiave rossa. Velocizzazione. Non mi ricordo dov'era la chiave verde, ho trovato quella rossa. Vai, vai via, squalo. Mi nascondo qua. No, non ha funzionato a nascondersi. Uffa, vattene. Dov'è lo squalo? Forse qua non può passare. Evviva. Devo aspettare che si allontani dalla porta con il codice, così posso entrare e aprire il baule rosso. Ah, ho trovato la chiave verde. Bravissimo. Quindi adesso... Allora, ci incontriamo alla porta con il codice. Alla porta con il codice. Però mi devi aspettare. Ok, forse sono vicino. Sono vicino alla porta con il codice. Bene. Vai, apri, apri, apri. Sono entrato. Eccomi. Evviva, siamo riusciti entrambi a entrare qua. Ok, allora, ora possiamo aprire i bauli e vedere che cosa troviamo. Prima dobbiamo saltare qui sui laser senza essere sfracellati. Mi raccomando, non sfracellarti, altrimenti perderai la chiave. Ce l'ho fatta! Evviva! Ok, allora, apriamo il baule e vediamo cosa ci aspetta. Ma prima di aprirlo volevamo ringraziarvi perché in tantissimi avete già preso il mio libro Storie Paurose. E molti lo avete già finito di leggere. Sì! Tutto! Scriveteci nei commenti se ce l'avete, se l'avete letto, qual è la vostra creatura preferita, qual è la vostra storia preferita, leggiamo sempre i vostri commenti. Grazie davvero, siamo felicissimi che vi piaccia così tanto. E ora pronti, apriamo il baule. Ho messo la chiave e mi ha detto ok. E adesso? Ah, ognuno di noi deve mettere la chiave, quindi. Che vedi, io vedo l'ok sulla chiave verde e tu lo vedi l'ok solo sulla chiave. Sì, quindi vuol dire che per aprirli dobbiamo prendere tutte e due le altre chiavi. Non ci credo. La chiave blu non l'ho vista da nessuna parte. La chiave rossa è vicino al codice. Vicino e la chiave verde dov'è? Boh, chi si ricorda? Uffa. Ehi, avete lasciato un mi piace? Se non avete ancora lasciato un mi piace, lasciate un bel mi piace qua adesso. Sotto. E se questo video raggiunge 5.000 mi piace, proveremo altri giochi in cui bisogna scappare, come questo, che è tipo quello del topo. Ecco la chiave verde, l'ho trovata, prendila. Aiuto. Ti stai seguendo? Non lo so, sento il rumore. 4189, perfetto. La chiave blu, dove la troveremo? Sono riuscito ad entrare. Bravo. Ok. Vediamo se riesco. Sono riuscita a entrare. No, mi sono sfracellata. Oh oh! Devo ritrovare la chiave verde. Ok.
Io ho già messo due chiavi, mi manca solo la chiave blu. Dove si troverà la chiave blu adesso? Questo, come il gioco del topo, è un gioco che ti fa venire i nervi. Dietro di te. La chiave verde, questa volta non mi devo fare sfracellare da quei cavolo di raggi. No, lo sapevo, guarda, ogni volta che devo andare io lì c'è lo squalo. E poi non te ne va nemmeno. Bisogna distrarlo. Uffa. Sta continuando a seguirmi. 1, 8, 9. Ok, non devo sfracellarmi. Non devo sfracellarmi. Ok. Mi fa troppo ridere perché Anita si sfracella sempre. Ma veramente tu ti sfracelli sempre. Evviva, ce l'ho fatta, ok. Manca solo la chiave blu, che però non abbiamo mai visto da nessuna parte ancora. Sto continuando a cercarla, ma non la trovo. Ehi, ho un'idea, seguiamo questo giocatore, forse lui è più bravo di noi. Questo è un trucchetto, quando siete bloccati in una mappa mentre giocate a Roblox, seguite qualche altro giocatore, perché a volte sono più esperti. Ah, stavo scherzando, non sono più esperti. Questo si stava per far passare dallo squalo. Ehi, questo ha un martello, da dove l'avrà preso? Eccolo. Dove? Il problema è che non c'è nessuna chiave blu. Dove sarà? Se la chiave blu compare quando si prendono tutti gli ossigeni? Ho un'idea, proviamo a tornare in quella stanza e vediamo se c'è qualcosa di nascosto attorno ai bauli o vicino ai bauli. Qua c'è la chiave rossa. Per un pelo. Era proprio qua. C'è la chiave verde. Le posso prendere due? Sì, le posso prendere due. Evviva. No, no, no. Allora, no, vediamo. Controlliamo bene. Questo baule è molto strano. Ma non si nasconde niente qua. Prova a cliccare ma non fa niente. Uffa. Sono entrata dentro i bauli ma lo stesso non c'è niente. Ah, grazie che mi hai aperto la porta. Uffa. Ma dov'è questa chiave blu? Aiuto, mi stai seguendo? Dietro di te. No! No, ti ho mangiato! Ok ragazzi, allora l'altro gioco purtroppo non si trovava da nessuna parte la chiave blu. L'abbiamo cercata per un sacco di tempo, quindi abbiamo cambiato gioco. Però è lo stesso un gioco degli squali. Shark Attack. Squali. Ora devo scegliere la barchetta. Scelgo questa colorata. C'è scritto attenzione, ci sono gli squali qua. Guarda un po'. Sì, ci rivedo. Stanno aspettando. Prova a cadere in acqua e vediamo cosa succede. No, direi di no. Dai Vitale, buttati in acqua. No, no. Ehi, ma dov'è la mia barchetta? È un po' affondata. Qua ci sono delle frecce. Ci sono degli squali. Una barca rossa. Ah, questo in realtà è un costume da squalo ed è apposta per confondere gli squali. Qua c'è una barchetta. È un po' affondata entrare. Però vedi tu? Sì. Ok. Non lo so come si fa. No, sta affondando di più. Come facciamo a nuotare in mezzo agli squali però? Vabbè, proviamoci. Aiuto! Aiuto, che paura! Mi stanno inseguendo! Sono tantissimi! No, vabbè, è possibile! Ti hanno mangiato? Sono quasi nell'altra... No, forse sono tornati indietro. No, non ci credo! Allora... Wow, che figo! Andiamo da qua ad arrivare... Il sottomarino, hai visto? Che figo! Qui, su questo molo. Eccolo. Oh, che bello! C'è anche il cavallo sottomarino rosa. Ah, ma ci vogliono un sacco di punti per questi. Ma che per iniziare dobbiamo per forza andare a nuoto. Aiuto. Speriamo che non arrivino subito. Per ora non vedo nessuno squalo. Sono dietro di te. Oh, qua dobbiamo prendere questi questi punti. Ah, ok, sono punti quelli. Credo. Dove stiamo andando? Non vedo più niente. Sono entrato in una spiaggetta, devi saltare. Okay. Oh, che bello! Qua c'è una rete, quindi forse gli squali non entrano qua dentro. Ma io sono qui, tu mi vedi? No, dove sei? Ehi, come hai fatto a finire laggiù? Oh, non lo so. Che mi sono bello. Distratto. Pesciolino, questo non mi mangia, non è uno squalo. Okay. Ehi, signore, mi dà la mia barca, per favore. Dove è la barca? C'è scritto che sta arrivando il boss. Ok. C'è forse... Uno squalo gigante, eccolo lì, guarda. Sì. C'è una barca che stava saltando, come fa a saltare con la barca? Ma quella laggiù è la mia barca, quella colorata, l'avevo scelta io. E quella rossa è la mia.
Oh, guarda, riesco a camminare sull'acqua. Davvero? Oh, quella rossa è quella che ho scelto io, non me la rubare. No, è mia quella. No, l'ho scelta io. L'ho scelta io. Non è vero. Non è vero. Ormai è mia. Aspetta, non mi lasciare qui affondare con lo squalo. Ok. E come funziona? Forse è quell'altra la barca, c'è un'altra rossa, forse è quella la mia barca, oh, non no. Questa. Il problema è che lì c'è una pinna di squalo gigante. A noi un'orca. La vedete? C'è un'orca lì che mi aspetta. Forse questa è la mia barchetta, vediamo. Io non capisco come si fa. Oh no! Era una trappola delle orche! È scomparsa! Davvero? Guarda, c'è il mostro di Loch Ness! Oh, che figo! Bellissimo! Sempre voluto vederlo. Il mostro di Loch Ness ha fatto catapultare una barca e sta mangiando chiunque ci sia sopra. Ah, che bello! Ehi, ciao, mostro di Loch Ness! Fatti accarezzare, mostro di Loch Ness! Come si fa a pilotare questa barca? Oh, che bello, gigante! Ah, ops, devo scappare. E mi sta rincorrendo uno squalo e il mostro di Loch Ness. No! Ti sta mordendo! Lo squalo ti sta mordendo! Il aiuto! Mostro di Loch Ness sta mangiando lo squalo! Qualcuno mi aiuti! Ah, due squali! No, perché tutti a bello! Che fortuna! Andatevi! Che cosa c'è lì? Ciao! Oh, qua c'è un diamantino! Prendiamolo! Sei preso! Forse siamo ad un livello troppo basso per prendere la barca. In effetti non abbiamo preso quasi nessun diamante. Sì. Oh, qua ce n'è uno bellissimo. Oh no, il mostro di Loch Ness sta arrivando. Fammi prendere questi diamanti. Non sono riuscita a prenderli, uffa. Dobbiamo prendere più diamanti possibile per avere la nostra barchetta. Qualcuno sta sparando al mostro di Loch Ness. Ehi, forse abbiamo anche noi degli oggetti. Ho scoperto che sott'acqua se non respiri dopo un po' muori. No! Stranamente anche nel gioco funziona così. No! Ho capito. Ho capito come mettere la barca. Finalmente! Devi aprire lo zaino e la barca è nello zaino. Perché non ci ho pensato prima? La barca è nello zaino! È chiaro! Infatti! Come hai fatto a non saperlo? Aspetta che esco subito qua. Riaffioro in superficie, apro lo zaino e metto la barca. Ma non c'è... Ah, eccola! E ora prendo i diamantini. Ah! E adesso dove è un delfino barca? Quello, meno male. Sto di Loch Ness. No! Lo squalo! Lo squalo! Beh, il mostro di Loch Ness mi ha mangiato la barca. Aiuto, devo tornare nella barca. Come ti ha mangiato la barca, di già? Non so dov'è la mia barca. Ce l'ho qui, ma non so come si mette. Ma è pieno di squali, è meglio che scappo. Ehi, Vitale, ti vedo! Dai, salta sulla mia barca! Ci sono, grazie. Ti salvo almeno. Allontaniamoci da qua. Ci sono troppi squali, troppi mostri. Wow, che figo. Adesso voglio mettere anche la mia barca. Anche qua è pieno di squali, guarda quante pinne. Dai, fammi scendere così metto la mia barca. Ok, ci fermiamo qua, dai. Sì. Ops, c'è uno squalo. Comunque nello zaino abbiamo anche una spada. Oh, wow. Vai via, squalo della mia barca, ti prendo a spadate. Poverino. Ti taglio. Oh, non ci credo. L'ho sconfitto e mi ha dato due diamanti. Diventa sempre più bello questo gioco. Ehi, qualcuno si è seduto nella mia barca. Vuole fare un giretto. andiamo qua. Non siamo mai andati qua. Ma quello sei tu? Io sto su un'isola, sì. Sto cercando di capire come funziona. Ma cosa ci fai? Sto cercando di capire come funziona la mia barca. Come funziona la mia barca? Vabbè, dai, salgo sulla tua. Dai, allora. Sali. Tanto siamo già in due. Vai. Che cos'è questa cosa che sberluccica qua sotto? Sono altri diamanti. Ehi, ma quella è la tua barca, credo. Dove? E c'è una barca che è comparsa lì, penso sia la tua. Sì, è la mia. Puoi andare sulla mia barca. C'è un diamante bianco. Vai. Io qua ho trovato un diamante viola. Ehi, c'è questo personaggio che sta dicendo che vuole che andiamo a casa sua assolutamente. Che ha detto che vuole darci una tutina gratis. No, no, ho affondato la barca. Ma come hai fatto? Ho sbattuto. No. Vabbè, dai, andiamo a casa di questa giocatrice che dice che vuole darmi una tutina. Magari una trappola, ci sarà uno squalo a casa sua, non lo so. Dov'è? Dove è finita? Ma io posso guidare la tua barca? Così affondo anche la tua? Dai, vieni nella mia barca, così andiamo a casa di questa giocatrice. Come faccio a sapere dove è? Ma questa casa è la tua? Mia barca. Io sono sulla tua e tu sei sulla mia. Ha detto ok, guido io, ma non sta guidando. Ha detto non posso guidare, non è la mia. Seguimi, dice. Ok, seguiamola. Ehi, mi stai seguendo? Ho paura che questa giocatrice ci stia tendendo una trappola. No. Salta! Ok. Quale sarà la sua casa? Ah, forse quella è casa sua. Come ha fatto a comprare una casa in questo gioco? Wow! Che figo! Che bello! Siamo a casa sua!
Oh, è bellissimo, ha un sacco di tutine. Anche la tuta da sub, che bella. Ma le puoi usare? Prendine una. Oh, ci ha regalato una tutina. Io la prendo blu. Ringraziamola. Ok, l'ho ringraziata. Le ho scritto: andiamo a nuotare. Yeah, voglio provare questa tutina. No, però dobbiamo diventare amici. Ci tiene molto che diventiamo amici. Certo. Sì, è contenta che siamo diventati amici. Presto, nuotiamo. Forse con questa tutina possiamo nuotare per più tempo. Forse wow. Sì. Wow. Stiamo nuotando tutti e tre assieme. Che bello. Ci troviamo qualche diamante. Oh no. Ah, il mostro di Loch Ness. Il Loch Ness. Che succede? Oh no, dove sei? Ti ha sbranato? No, sì, mi ha mangiato lo squalo. Aiuto! Oh, ho trovato un baule segreto. Davvero? No, il mostro di Loch Ness mi ha mangiato. Se volete che continuiamo a giocare a questo gioco, è stato super divertente, lasciate un bel mi piace. E ora vi lasciamo qua. Quattro caselline. Cliccare per vedere i nostri altri video. Cliccate su quella che preferite. Buona visione.